Eh sì, eccolo qui l'allenatore del Livorno ai nostri microfoni, un po' la bestia nera del Pescara nelle ultime. Oggi no, però è andato molto vicino alla conquista dei tre punti. Livorno che avrebbe meritato la vittoria, lo hanno riconosciuto tutti, anche il tecnico Pillon. Soddisfatto, credo, della prova della sua squadra. Sì, soddisfatto da prova, è un peccato appunto non aver portato a casa i punti, perché giocare contro la terza del campionato, beh, essere diventata quarta con quei valori che hanno e fare questo tipo di gara e non portare a casa il bottino pieno, logico che un po' ci rimane male, però rimane una grande prestazione, giusto atteggiamento. Siamo ripartiti dopo la sosta, perché per noi era la prima, come un po' volevamo come prestazione, peccato appunto per i punti. Lei è riuscito un po' a trasformare in meglio questa squadra dal suo arrivo, però la classifica resta ancora piuttosto complicata. Il campionato a 19 squadre fa sì che siamo tutti là, però stavamo peggio prima. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo pensare a migliorare, abbiamo 4 giorni di mercato, numericamente siamo un po' pochi, però la squadra non è che ha bisogno di chissà che cosa, deve solo concentrarsi sul lavoro, perché abbiamo dei ragazzi che hanno qualità e possono fare ancora meglio. Concentrandoci sul lavoro sappiamo che abbiamo poco margine d'errore, perché appunto siamo tante squadre là. A proposito di mercato, oggi nel secondo tempo in campo per il Pescara è entrato Monachello, che i rumors di mercato dicono possa interessare anche il Livorno. Lei ci conferma questa voce? Monachello è un obiettivo del Livorno, è un giocatore che a lei piace, farebbe al caso del Livorno Monachello? Monachello è un ottimo giocatore, in questo momento sembra che la linea sia verso un altro, però da qua a 4 giorni non lo so cosa può succedere, rimane un giocatore di qualità. Ultima cosa, Breda, le chiedo un giudizio sul Pescara, oggi non una buona prova da parte degli abruzzesi. Però penso anche per merito nostro, il Pescara, certo, è una squadra che ha enormi qualità, secondo me è il centrocampo più forte del campionato, un ottimo attacco, un ottimo una buona squadra su tutti, un buon portiere, quindi può lottarsela fino alla fine. Credo che la prestazione di oggi, la cattiva prestazione, sia stata fatta anche dal fatto che noi non li abbiamo fatti giocare tanto. Grazie.